Ciao, sono Giuseppe del Modellismo Sant'Alessandro. Benvenuti sul canale del Modellismo Italiano. Oggi, insieme all'associazione Picchiatelli, un'associazione importante che a livello Europa, nello statico, ha vinto numerosissimi premi nei concorsi dove vengono costruite navi, aerei, carri armati, soldatini, e vi presentiamo insieme a loro una serie di filmati, questo è il primo, sull'utilizzo dell'aerografo. In questo filmato vedremo qualcosa più specifico all'utilizzo del colore relativamente all'aerografo. Buona visione. Sono Roberto, lui è Oscar, siamo il gruppo Picchiatelli. Come gruppo, dopo tanti anni che, insomma, che abbiamo questa passione, abbiamo accumulato un po' di esperienza, per cui stiamo cercando e siamo ben disposti a dare una mano a chi invece magari ha qualche piccolo problema e ha bisogno di chiarimenti. Oggi parliamo di aerografo, perché è questo oggetto misterioso che crea tanti problemi a tutti. Però prima di parlare di aerografo, crediamo sia opportuno parlare di quello che ci va dentro l'aerografo, perché logicamente è quello che poi determina l'uso corretto di questo oggetto misterioso. In linea di massima, i colori sono di due tipi: acrilici, cioè a base di acqua, e sintetici o semiacrilici, in linea di massima. Vuol dire che nei colori acrilici la base appunto è l'acqua, per cui è l'elemento fondamentale che serve per poter essere utilizzati. Mentre invece in quelli sintetici o semiacrilici l'acqua non è sufficiente per poter, diciamo così, preparare i colori all'uso dell'aerografo. Quindi, detto questo, cosa vuol dire? Vuol dire che questi colori qui che vedete in giro, in questo caso Valleio, con questi boccetti così, con il contagocce, anche questa qua è un'altra evoluzione che c'è stata negli ultimi anni, una decina di anni, e poi è copiata da tantissime altre marchi, AK, Ammo, Italeri stessa, eccetera, eccetera. Sono colori acrilici vinilici, cioè in poche parole all'interno, oltre che al pigmento e alla parte che lega diciamo il pigmento all'acqua, c'è questo collante, questo vinilico qui. Quindi il vantaggio di usare questi qui: primo, il dosaggio, che si possono utilizzare anche una sola goccia di colore, che quindi si risparmia tantissimo sul colore stesso, se ne spreca poco, diciamo così, non c'è bisogno di usare tanto colore. E sono inodori, a differenza invece di quelli sintetici o semisintetici come Tamiya, Gunze, AK Laker, e poi tutta quella serie di prodotti particolari in cui implica l'uso di un suo diluente specifico, che molto spesso magari è a base di alcol o comunque di sostanze che sicuramente sono diverse dall'altro. L'importanza del diluente, cioè ogni colore ha il suo diluente. Ciò significa che se io utilizzo Valleio, devo utilizzare il diluente Valleio. Se io ho Tamiya, devo utilizzare il suo diluente Tamiya. Se io uso Gunze, AK, Ammo, Mr. Paint, eccetera, ognuno deve avere il suo diluente. Questo non significa che però, se noi riusciamo già ad avere un pochino più di esperienza e un pochino più di capacità nel comprendere le cose, nulla ci vieta che se utilizzo Tamiya posso utilizzare l'alcol isopropilico piuttosto che un diluente simile, eccetera. Benissimo. Non si può, o meglio, sarebbe meglio evitare di abbinare colori acrilici e colori sintetici, quindi Valleio con Tamiya, eccetera. Si può fare, ok? Però sarebbe opportuno, se io lavoro con Valleio, faccio tutto con Valleio, se io lavoro con Tamiya, faccio tutto con Tamiya, se io faccio AK, Ammo, Umbro, bla bla bla, eccetera. Attenzione, no, perché col tempo, se uno veramente impara, Si può anche si cambiare, può insieme i due anche. colori possono. Attenzione, il diluente, a prescindere dalla marca, sarebbe opportuno diluirlo al 50%. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io metto 10 gocce di primer, mettiamo questo sia il primer, io metto 10 gocce del mio aerografo, 1, 2, 4, 10, 5 gocce saranno di diluente. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Quindi
sarebbe opportuno fare almeno il 50% in linea di massima. Poi io cosa faccio? Mi prendo gli attrezzi necessari per l'aerografo, sono, vabbè, la pinzetta che va bene sempre, due pennelli vecchi, due pennelli vecchi, che poi vi dico per fare che cosa, la chiavetta per smontarlo qualora ci sia da pulirlo, che vi viene fornito quando voi acquistate l'aerografo, questo piccolo set di spatoline che serve per pulire all'interno dell'aerografo, eccetera. E poi va bene, in questo caso una palettina, può essere uno stuzzicadenti, che può essere una paletta al gelato, quello che vuole, del caffè, quello di pasta, che ci serve per miscere, per girare il colore all'interno della coperta. Perché i colori logicamente cambiano la loro composizione. Ciò significa che la diluizione di un colore balleggio sarà diversa da una diluizione di Tamiya, piuttosto che da una K, piuttosto che da un Umbrol e via dicendo. Okay? È fondamentale. Poi, nello specifico, Valleio ha una linea di prodotti che si chiamano Model Color, come questi qua, okay? Che sono creati esclusivamente o soprattutto per l'utilizzo a pennello. Okay? Perché questo? Perché hanno una concentrazione di pigmento, eccetera, molto forte. Quindi sono molto coprenti. Mentre invece per la linea aerografo c'è la linea Air, che sono questi qua, che okay? Questi hanno un tappo bianco, questi hanno un tappo nero. È la stessa marca, solo che questi qua sono già pronti all'uso e si possono inserire direttamente sull'aerografo e si chiamano Air. Invece questi qui, Model Color, sono creati soprattutto per essere utilizzati a pennello. Attenzione però, questi colori qua, in questo caso Model Color, si possono utilizzare anche all'aerografo, ok? Perché basta aumentare la diluizione e possono essere utilizzati benissimo. Invece questi qui che sono fatti per l'aerografo, essere utilizzati a pennello si può fare, ma logicamente coprono molto ma molto poco, perché sono molto diluiti, ok? Quindi apparentemente sono due cose diverse, che però si intrecciano, c'è una certa sinergia. Hanno delle caratteristiche di base uguali fondamentalmente. E altre domande che spesso ci fanno quando giriamo, ma io posso dare, che ne so, un primer Tamiya e poi utilizzare sopra un colore acrilico? Sì, si può fare. Io posso fare un colore, sto facendo la mimetica, posso fare un colore con acrilico e un colore con gunze, così? Sì, si può fare. Okay. Si può fare, però attenzione, come dicevo prima, l'importanza di concentrarsi e focalizzarsi su un tipo di colore, di marca, perché c'è tutto un discorso di diluizione, di primer, di protezione, che può essere satinato, opaco, il lucido, eccetera. Quindi sarebbe opportuno, magari all'inizio o comunque finché uno non ha una certa dimestichezza, concentrarsi su una linea ben precisa. No, anche perché i colori si chiamano acrilici, come dalla Tamiya, che si possono utilizzare anche con i colori della Gunther, sempre apposite acrilici, però i colori della Tamiya sono tutti acrilici, invece che della Gunther alcuni sono opachi, semilucidi e lucidi. Se come qualcuno che chiede ha fatto il colore della Tamiya, magari un colore verdino, e poi posso adoperare quello della Gunther che non ce l'ho, però è lucido, certo dopo il contrasto è uno opaco e uno è lucido, allora è meglio non utilizzarlo. Se invece è della Gunther che è un opaco, allora sì, forse un semilucido, ma neanche, perché dopo c'è un po' troppo il contrasto, ecco. Però io i colori acrilici, Gunther e della Tamiya, a me capitano ancora di utilizzarli, però erano sempre opachi, ecco, allora sì. Sui diluenti, che poi il diluente della Tamiya c'è il tappo giallo, che può essere tappo, poi si può anche utilizzare con i colori della Gunther, tappo giallo con i colori della Gunther acrici va benissimo anche quello, se c'è il suo tanto di guadagnato, però non è che gli faccia del male, diciamo, ecco, che vedere il colore, oppure se magari se si adopera certi diluenti nei colori non suoi si fanno dei grumoli. Si impasta dentro tutto nell'aerografo e viene fuori tutta una puntina. Esatto. Cioè bisogna stare attenti. Infatti, una cosa molto importante è questa, cioè
se io utilizzo Gunze, Tamiya e in qualche caso AK, posso utilizzare per esempio il diluente Tamiya. Va bene per te, tappo giallo, ok. Va bene per entrambi. Ma io non posso utilizzare un diluente Vallejo, ok, per i colori Tamiya, Gunze o per esempio Umbro. Come non posso utilizzare un diluente Tamiya o Gunze o Umbro per i Vallejo o AK o Ammo, per esempio. No, assolutamente, perché sono due cose ben distinte. Una base completamente a base di acqua, l'altra a base di solventi, ok? Quindi non va bene, io rovino il colore, lo impasta e poi succedono i problemi, come se ben ho capito a te, Roberto, dell'aerografo che si intasa. Certo. Ecco perché è importante capire bene, quindi o lavoro con acrilico o lavoro con i semi acrilici, che si, diciamo per così dire, per essere un po' più comprensibili. Bisogna capire bene questo discorso qua. All'inizio, poi dopo, quando uno comincia a prendere una certa dimestichezza, allora vedrai che si possono scoprire altri pasticci, altre situazioni. Il problema è sempre diluito, anche se dalla Tamiya del sul boccettino o della Gunze, può essere anche dell'Articolo, dove essere sempre, in mio modo, sempre diluito, mai messo dentro così, perché magari è sempre un po', non è che sia spesso, però diluito un attimino. Poi secondo quello che vuole fare un lavoro, me lo diluisco abbastanza il colore, 60%. Secondo sì. Questo è, cioè, è importante, perché bazzichia anche poi non si intasa dentro. Presente comunque che se volete invece approfondire gli argomenti, soprattutto alcuni argomenti, noi abbiamo le sedi, venite su da noi, ci sentiamo, ci contattate, noi abbiamo una bella sede dove possiamo fare. La sera possiamo stare lì 2, 3, 4 ore e a quel punto possiamo anche approfondire gli argomenti, perché sicuramente alcuni argomenti sono un pochino più complessi. Ecco, vi aspettiamo al Modellismo Sant'Alessandro in via Garibaldi 4B o sul nostro sito shop-modelsantalessandro.com. Il prossimo video sarà la continuazione di questo tutorial dei picchiatelli, dove approfondiremo altri aspetti sull'utilizzo dell'aerografo. Arrivederci.